In compagnia del direttore del festival Marco Müller, che cosa ci dobbiamo aspettare per questa nona edizione? Beh, ringraziando Dio, dovrebbe essere un programma abbastanza sorprendente, un programma contraddittorio, e quindi ogni sera ci sarà da ridere, da piangere, da emozionarsi, da avere anche paura. È pieno di film di genere, di film del sovrannaturale, e soprattutto questa volta, visto che il pubblico è il protagonista, tutti i film sono popolari ma singolari, accessibili ma originali. Ha citato giustamente il pubblico. Quest'anno la grande novità è anche il fatto proprio che sarà il pubblico a votare i film. Come mai questa sterzata e questa apertura? Perché nel momento in cui è arrivata un'indicazione chiara, la direzione da prendere era quella della festa, allora perché tornare alle giurie popolari? A questo punto seguiamo l'esempio del Festival di Toronto, il pubblico è giudice e deve giudicare tutti i film, per questo li abbiamo organizzati, raggruppati secondo cinque linee di programma, e speriamo che alla fine i film che abbiamo amato di più incontrino anche, non dico devono vincere per forza, però insomma speriamo che si classifichino bene.